La prima fase preparatoria all'installazione del sistema B-Climax consiste nel posizionamento da parte del cartongessista dei profili metallici per il controsoffitto. Questi serviranno anche da supporto per i pannelli B-Climax. Il sistema più diffuso per l'installazione di un controsoffitto è quello che utilizza un reticolo composto da profili a scatto sui quali vengono agganciati profili tradizionali AC. L'interasse dei profili AC adottato per il sistema B-Climax è di 30 cm nei soffitti e di 60 cm nelle pareti. Contemporaneamente si procede al posizionamento dell'armadietto e del collettore maxi, dal quale partiranno le tubazioni principali che andranno ad alimentare i pannelli. Si inizia quindi il fissaggio dei pannelli B-Climax in polistirene stampato preintonacato contenenti le tubazioni radianti del sistema. L'operazione risulta molto semplice grazie alla leggerezza dei pannelli e viene realizzata tramite l'utilizzo di semplici viti autofilettanti che manterranno il sistema solidale con i profili metallici precedentemente installati. Le aree non coperte dal sistema radiante B-Climax vengono rivestite con appositi pannelli neutri. Analogamente si procede nel caso di pareti radianti, dove l'installazione risulta essere ancora più semplice, poiché si lavora senza l'aiuto di scale. Ultimata l'installazione dei pannelli, si procede con la stesura delle tubazioni principali in polibutene da 20 mm preisolate che alimenteranno tutto il sistema. Per maggiore semplicità nell'installazione, le tubazioni di andata sono rosse e quelle di ritorno blu. Sul progetto grafico è possibile individuare i pannelli e i circuiti elementari da collegare ad ogni singolo distributore. Una volta allacciati tutti i distributori alla rete principale, si procede al collegamento dei pannelli ai distributori tramite i tubicini da 6 mm. Il collegamento è semplice, grazie ai raccordi ad innesto rapido. Negli impianti che funzioneranno anche in raffrescamento estivo, è buona norma isolare i tubicini da 6 mm con un'apposita guaina anticondensa. Si procede quindi con il riempimento dell'impianto e il collaudo a pressione. Può essere conveniente effettuare una prima prova ad aria. A collaudo positivo si completa l'installazione degli isolamenti anticondensa sul collettore maxi e sui distributori con gli appositi gusci. Il cartongessista completerà l'opera con la stesura del rivestimento, avendo cura di applicare un leggero strato di colla sul pannello in cartongesso per garantire una migliore conducibilità termica del sistema. È buona norma spennellare i pannelli B-Climax prima dell'installazione del cartongesso con un primer acrilico, in modo da evitare la rapida essiccazione della colla. Il rivestimento del sistema B-Climax è semplice e non comporta lavorazioni particolari da parte del cartongessista.
B-Climax è adatto ad essere rivestito con vari materiali. Per quanto riguarda il cartongesso, si possono utilizzare pannelli resistenti al fuoco o all'umidità, come quelli utilizzati nei bagni.